Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso sono in grandissima difficoltà. Al Mugello addirittura sono arrivati entrambi dietro al debuttante in MotoGP Darin Binder. Una situazione molto molto critica, molto complicata, difficile da spiegare. Morbidelli, ricordiamolo, nel 2020 ha vinto 3 Gran Premi ed è stato vice campione del mondo, battuto soltanto da Joan Mir. Mentre Andrea Dovizioso è uno che con la Ducati si è giocato il mondiale con Marc Márquez, la Honda, con il miglior Marc Márquez mai visto in questi anni, un pilota fortissimo. Quindi Dovizioso ha fatto qualcosa di grandissimo, esattamente come l'ha fatto Morbidelli, ma con la Yamaha 2022 sono in grandissima difficoltà. E mentre Fabio Quartararo vince, si gioca i Gran Premi, al Mugello fa una gara strepitosa, loro entrambi faticano sia in qualifica sia in prova, ormai succede dall'inizio dell'anno. Quello che mi colpisce molto è la differente reazione dei due piloti. È vero che siamo di fronte a due piloti in condizioni molto differenti. Morbidelli è giovane, ha tutto da dimostrare, ha vinto un mondiale della Moto2, ma è in MotoGP, ha ottenuto quelle 3 vittorie fantastiche nel 2020, ma deve ancora dimostrare tutto il suo valore, deve ancora crescere, deve ha tantissimi anni davanti a lui, mentre Andrea Dovizioso è a fine carriera, naturalmente siamo all'ultima stagione. Lui quello che doveva dimostrare l'ha già dimostrato, ma con questa Yamaha era convinto di poter vincere il mondiale. Ecco, ripeto, la situazione tra i due piloti è molto differente, ma la reazione è opposta. Mentre Franco Morbidelli continua a crederci, dice: arrivo alle gare ancora più motivato perché devo trovare la soluzione. La soluzione la troverò assieme al mio capo tecnico, sono sicuro che ci arriverò prima o poi, ma ci arriverò. Lo ha detto anche nel podcast numero 69 che trovate su moto.it. Invece Andrea Dovizioso ha un comportamento opposto, è completamente demotivato. Gli è scesa la catena, come si dice in gergo, non ci crede più. Lui era arrivato in Yamaha, ha scelto la Yamaha perché era convinto di potersi giocare il titolo mondiale, ma gli sono bastate poche gare, poche prove per capire che la moto del sogno si può trasformare in un incubo. Lo stato psicologico di Andrea Dovizioso è quindi molto critico. Dovizioso è uno che ha sempre detto: correre in MotoGP ha senso soltanto se sei competitivo, altrimenti è meglio stare a casa. Lo ha sempre detto, lo ha detto in passato e non lo dice adesso, ma insomma è chiaro che questo è il suo pensiero. Ha senso andare avanti così? Così è veramente molto molto complicato finire la stagione, perché i risultati non arrivano, non c'è modo di sbloccare la situazione. Su questo Dovizioso è convinto, ormai è convinto di non riuscire più a guidare questa moto. Andare avanti così ha veramente poco senso. Questa secondo me è la notizia del giorno di oggi. Io sono lo Zam, volevo sapere la vostra opinione.